A parte ancora, ammesso che domani ci possa essere nuove elezioni per un governo nazionale, ne farebbe parte oppure no? Lei ce lo vede dentro? Questo dipende quando arrivano le elezioni, dipende che succede in futuro. Berlusconi, come si sa, non ha mai voluto eredi. Ormai è molto lontano dall'area da Salvini, politicamente. Su alcune materie è lontano, su alcune materie è meno lontano. Sicuramente Forza Italia ha, diciamo, delle difficoltà di posizionamento in questa fase, di scarsa chiarezza in alcune posizioni. Poi però, dove sta Forza Italia in futuro lo decidono i cittadini quando vanno a votare, non è che lo decido io. Io posso dire che il lavoro che sto facendo è quello di far crescere Fratelli d'Italia, di aprire l'esperienza dei Fratelli d'Italia anche a mondi, a realtà ai quali ho fatto un appello di ricostruzione, un secondo grande polo del campo della coalizione, alleato della Lega. Io definisco sovranista e conservatore, per sovranista intendo difendere l'interesse nazionale italiano. Mario Giordano ha scritto un libro fantastico sul fatto che in Italia non c'è più niente di italiano. Io vorrei riportare quello che non è più italiano nelle disponibilità dell'Italia. E Fratelli d'Italia su questo percorso sta avendo una grande risposta. Quindi questo polo che lei vuole costruire, insieme a Toti, tra l'altro. Sicuramente Giovanni è una persona con la quale condividiamo molto, ci confrontiamo molto. E mi pare che insomma anche lui sia una persona capace di fare delle valutazioni. Ma è in grado secondo lei di sostituire elettoralmente, visto che si dice la seconda gamba, il polo sovranista, la prima è la Lega, suppongo, no? È in grado addirittura di sostituire elettoralmente Forza Italia? Ma io non voglio sostituire elettoralmente nessuno, è in grado di crescere molto, questo sì, come hanno dimostrato le elezioni dell'Abruzzo e le elezioni della Sardegna. In Abruzzo abbiamo preso quasi il 7%, in Sardegna abbiamo preso quasi il 5% con 11 liste civiche, come ho detto siamo il partito che cresce di più. Mi pare che c'è un margine per costruire un secondo polo molto molto significativo che insieme alla Lega può avere una maggioranza. Poi perché la possiamo meglio è, però intanto io mi occupo mio partito, del mio movimento, di far crescere quello. Buonasera Andrea Scanzi, a Mario Giordano e